Un'immagine intrigante ha catturato l'attenzione nel quartiere milanese di Belén Rodríguez, dove una foto gigante della showgirl, del suo ex marito Stefano De Martino e del figlio Santiago è stata scoperta sul marciapiede. Questo curioso evento ha sollevato diverse domande sul significato di tale apparizione e sullo stato attuale dei rapporti tra i due noti personaggi dello spettacolo. Una scoperta inaspettata. Il ritrovamento della fotografia. Nella giornata di ieri, il settimanale Oggi ha riportato la notizia di una foto enorme che ritrae Belén Rodríguez insieme a Stefano De Martino e al loro figlio Santiago, all'epoca ancora neonato, apparsa misteriosamente sul marciapiede in Viale Monza, sotto la casa della conduttrice. Questo poster non era l'unico oggetto presente. Insieme ad esso, si trovavano un tappeto elastico, altre fotografie e diversi scatoloni. La presenza di questi oggetti ha sollevato interrogativi. Si tratta di materiale destinato a un trasloco imminente o potrebbe essere stato scartato come rifiuto? La questione resta irrisolta, alimentando la curiosità dei fan e dei passanti. L'immagine, sicuramente di grande formato, è stata prontamente documentata da diverse testate informative e dai social media, suscitando un vivace dibattito tra i follower della showgirl. La scelta di esporre una foto così significativa nel contesto di un probabile trasloco ha portato a speculazioni sulla vita privata di Belén e sul suo rapporto con De Martino. Le immagini rappresentano un frammento di una storia familiare complessa, il cui significato potrebbe estendersi oltre la semplice apparenza di un rifiuto materiale. Il dialogo tra Belén e Stefano, rapporti risanati dopo le tensioni. Dopo un periodo caratterizzato da polemiche e accuse reciprocamente pesanti, Belén Rodríguez ha recentemente affermato di godere di un rapporto cordiale con Stefano De Martino. Questo nuovo sviluppo è stato rivelato in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Nel corso della chiacchierata, la showgirl ha sottolineato che i due sono stati capaci di superare le incomprensioni del passato e sono in grado di mantenere una relazione civile, in particolare per il bene del loro figlio. Belén ha affermato che, nonostante le difficoltà di una separazione, è fondamentale trovare un equilibrio. Con Stefano, pur con qualche interruzione, il settimo anno l'abbiamo superato. Oggi siamo in buoni rapporti. Abbiamo un figlio insieme, quindi non si può non essere civili, ha dichiarato. La riflessione sulla complessità della vita dopo una separazione esprime una realtà che molte famiglie moderne vivono quotidianamente. La showgirl ha aggiunto anche che certe dinamiche relazionali sono inevitabili quando si hanno rapporti con più persone e figli da diverse relazioni passate. Il punto di vista di Stefano De Martino, in una recente conferenza stampa per presentare il suo debutto come conduttore nel programma Affari Tuoi su Rai 1, Stefano De Martino ha anche di fatto confermato le parole di Belén. Parlando del suo attuale rapporto con l'ex moglie, ha dichiarato: "Abbiamo una relazione tranquilla come due genitori separati e cordiali. La serenità del loro dialogo sembra indicare un'evoluzione positiva, favorendo un ambiente sano nel quale Santiago possa crescere serenamente." La dichiarazione di De Martino segna un chiaro allontanamento dalle tensioni di un passato recente, in cui erano emerse accuse di tradimenti e conflitti familiari. La capacità di gestire un rapporto sereno, nonostante le vicissitudini, è un obiettivo raggiunto da entrambi e testimonia la loro maturità come genitori. Questo episodio, segnato dalla foto che ora giace sul marciapiede di Milano, pare rappresentare non solo un simbolo di un passato familiare, ma anche un passo avanti nella loro evoluzione come genitori separati.